Era perfetta, mi sono visto arrivare. Ok, proviamo Stumble Guys. First reaction. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy e lui è Aldo. È un amico che mi è venuto a trovare dall'Australia, ci tenevo a farvelo conoscere. Vengo a dormire a casa tua, Ma perché la mia faccia è un condominio di brufoli? È una roba lucida, mi sveglio il mattino devastato. Ieri sera non ce l'avevo. Comunque ragazzi, non so se si è notato, ma in questi giorni mi avete chiesto tutti di provare Stumble Guys. Madonna, la mia pronuncia diventa sempre più incredibile. My mother who cry. Aldo, di qualcosa tu, per favore. Scusatelo, è deficiente. Anche gli amici pensano cose brutte su di me. Dopo che ho provato Fall Guys e ho vinto sempre, madonna, fortissimo. Vabbè, ho avuto culo. Ovviamente adesso non posso non giocare a Stumble Guys. Stumble Guys. Quindi, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo su Stumble Guys. Tra l'altro, ogni volta che lo dico è sempre diverso. Mi sa che c'è qualcosa che non va. Perfetto, ragazzi! Ed eccoci. Ma che fiero! Sono palesemente io comunque col cappellino verde, raga, incredibile. Peccato che non abbia la bocca, perché per il resto ci siamo. Non è vero, lui è più magro. Oh, ve lo dico subito, non so nulla! Non ci ho mai provato, quindi. È un'incognita! Allora, noto già un problema. Il mio nome è Player 4 B44M. Non credo che questo sia il mio nome. Lo cambio. Allora, Fancy. Che cavolo ho scritto? Ok? Ma che cosa vuol dire? Qualcuno mi ha preso il nome. Porca vacca! Scusa, come vi dovrei chiamare? Asdrubale! Ma perché non posso mettere il mio nome? Ma che paste! Asdrubale! Ti prego, dimmi che almeno questo lo posso usare. Ma cos'è? Chi è che si chiamerebbe mai Asdrubale? Ma che nome è? Facciamo che mi sono rotto il c***o. E mi tengo player 4 goi. Ecco perché è gratis la prima volta. Non lo puoi cambiare. Vabbè, diciamo che per il momento va bene così. Direi di giocare subito. Corre, comunque è più atletico di me. Vabbè, ma la selezione di livello è uguale a Fall Guys. Questo sapete che cosa vuol dire? Che si vince, raga. Ok, no, vabbè, è uguale. Proprio la cobia. La cobia. Famosissima cobia. È proprio la cobia spudorata. Vabbè, si è iniziato subito. Sta laggando come lo schifo. Ho ping 100.000. Potrebbe essere un problema, ma questo di certo non mi fermerà a scassare tutti. Ma che devo vincere? Non mi fate perdere tempo. Madonna, che immagine brutta. Allora, c'è il mio simile. Ma cosa? Si è tuffato? Quindi ci si può tuffare come su Fall Guys. Va bene. Per il momento, ragazzi, sta andando abbastanza bene, direi. Oh, sono avantissimo. Quindi ci sono anche qua un numero di. Ho preso un colpo, sono morto. Un numero limite di qualificazione. Ok. Per il momento sta andando, raga. Ci siamo, raga. Sono quasi arrivato. Ma non ci sta, però, dai. Anche questo molto colorato. Porca, ma che è successo? Sono esploso. Bisogna fare attenzione perché un attimo è qua, eh. Stipe. Madonna. Salta. Via così. E ci si qualifica, raga, troppo forte. E anche qua, come in Fall Guys, la gente esplode quando perde. Siamo ancora in partita, signori. Se riesco a vincere anche qua, però, merito i like, quelli grossi proprio, no? Corri verso l'arrivo, va bene. Bisogna anche qua correre come degli scimpanzé verso il traguardo. Ma voi viste il problema? C'è gente che sta scivolando a caso quando basterebbe camminare tipo i lemuri. Ok. Vabbè, ragazzi, ma potete notare la mia abilità, eh? Il movimento. Non so perché non. Sto zitto ogni tanto. Poi basterebbe passare di qua. Vabbè, ma easy. Basta usare un po' il quoziente intellettivo. Cosa che. Non posso fare io perché il mio è morto. Va bene. Sì, mi sono salvato non si sa come. Spingendomi. Tuffati. Sono esploso. Perché non ci arriva. Ah, perché c'è qua la piattaforma. Ho perso, non è vero. Mi sono qualificato di nuovo, ragazzi, sono troppo forte. Non so perché con questi giochi mi rincoglionisco. Siamo rimasti in 8. Ragazzi, il prossimo livello è il mio, Si vince. Guardate, ma ve lo sto dicendo. Eccoci, non cadere, no! Questo è difficile, me lo sento. Tipo come l'altra volta che arrivano gli ostacoli che ti ammazzano appena ti sfiorano. Ok. Qua potrei essere bravo, Perfetto, stavo scherzando. È abbastanza fattibile in teoria. Potrei farcela veramente, raga. Attenzione. Attention, please! Anche qua devono cadere almeno 7 persone per vincere. Cadetevi, prego, fatemi vincere anche qua. Che così. Confermo. Ma non mi toccare, ma che vuoi? Confermo di essere il più forte su tutti i giochi di questo tipo e la smettiamo, dai.
Tu che cosa vuoi con questi occhialini? Sei terribile, un aviatore. Oh! Cosa ho fatto? Grande pinguino! Siamo rimasti solo di te? Non lo so. C'è il pinguino che fa movimenti strani comunque. Ti prego! Ma va a cagare! Come ho fatto? Sono stato fritto. Ma chi è questo qui? Cristiano Ronaldo? Player 48. Cioè, un altro che non è riuscito a cambiare il nome. Le tue ricompense! Grazie mille, riscuoto. Non è servito a niente, non è vero. Ma non ci scoraggiamo, ragazzi, ne facciamo subito un altro. Che pass, passami le mele. Ma pensa a te, il pass, guarda. Inizia a correre e trovi un'altra partita, dai. Ace, corri verso l'arrivo, va bene. Qua abbiamo il ghiaccio, ragazzi. Dovrei essere abbastanza skillato, a caso, perché anche qua, di nuovo, ping altissimo. Ho dei problemi pazzeschi, ho già la connessione, perfetto. Questo potrebbe essere un problema. Dove spingere, pelato. Vediamo di farcela, con calma. Anche col ping alto io non vedo... Una celera! L'ho presa io! È incredibile, ragazzi! Madonna, una sfiga in queste cose che veramente è imbarazzevole! Ok! Corri! Madonna, sembri un cetriolo col cappello, veramente! Guarda che schifo! Ah, non è facile sto gioco comunque! Ho trovato... Lo sapevo, me lo sentivo dentro! Ho trovato meno difficoltà su Fall Guys, sarò sincero! Ok, e poi dove devo andare? Si scivola, sì, così! Slitta! Niente, sto pelato, lo odio, amore! Mi ha fatto cadere... Ok, tuffati dentro. Oh, madonna, sto sudando come un bradipo. Eccoci qua, Jungle Roll. Corri verso l'arrivo. Si deve sempre correre direttamente a traguardo. Vedo già troppe cose. Mi sta venendo il coccige duro. Qua c'è anche tipo la fanghiglia che ti blocca. Guarda che infame. Sto gioco comunque è un po' buggatuccio, Non lo so. Non mi sembra proprio ottimizzato al massimo tipo Fall Guys. Vedo gente che... Mi sono salvato non si sa come. Oh, Kitask. Va bene, ragazzi, stiamo andando forti, Non è un problema. Basta soltanto... Però attenzione. Se pare io stacco così. Ragazzi, overpower. Eccomi. Il primo qualificato. Vabbè, da dove è uscito quello? Ha skippato tutta la mappa. Vabbè, ma se dobbiamo parare, ditemelo. Ti prego, non mi rimettere quello di prima. Per favore, te lo chiedo. Gari. Ma non c'è verso. Ma è fatto apposta, dai. Ma che sfiga, Va bene. Ce la posso fare, ragazzi, non è un problema. Ora ho capito che bisogna fare attenzione ad alcuni ostacoli, perché ce ne sono di infami. Ok, questi sono abbastanza easy. Poi loro ti spingono, capito? Ma non posso prendere a pugni la gente? Do le testate col cappellino che faccio malissimo. Però slitta, dai, ma che piedi hai? Finora ci siamo ancora, c'è soltanto un eliminato. Ancora troppo poco, la gente non esplode. Ma si può sfondare il muro. How could this happen? Io l'ho detto che sono scienziato di me. Madonna, sì. Di nuovo qua ho perso, incredibile. È esploso, godo, almeno questo. Scopri i completi, personalizza, va bene. Quindi posso essere un'altra persona. Posso essere una tizia, va bene. Rara, epica, sì. Quante robe, vabbè, ma non ho nulla. Sono povero come lo schifo. Vabbè, io uso la tizia, magari porta fortuna. Non l'ho mai fatto questo, non mi ricordo. La memoria di uno con dei problemi. Tizia, ti prego. Ho scelto male. Guarda, sta laggando, tu non si capisce niente. Va tutto a scatti, che casino. Vabbè, ma per forza che uno perde. Ma cosa è successo? Ma su Fall Guys queste cose non succedevano. Ecco perché dicevo. E qua perdo. Guarda. Tuffo. Ok, ragazzi. E ci siamo all'ultimo, Scommettiamo che adesso c'è la giungla. Cavolo è sta roba, all'acqua parca siamo. Allora c'è uno scivolo. Ok, fantastico, questo ci sta. È figo, non l'ho ancora mai fatto. Easy. Subito proprio si passa, raga, ma quello è il problema. Trampolino della vita. Wow. E niente, si inizia a scivolare. Porca vacca, come delle orche assassine. No, ho già capito, qua c'è il rischio di cadere fuori. No. Ti prego. Dai, devo arrivare alla fine. Fammi arrivare alla fine. Oh, il turbo no. Ma quanto dura, è gigante sta roba. È difficilissimo. Ma come è possibile? Ti prego, non mi far perdere adesso perché impazzisco. Ho dato la testata. No! Va bene, però ce l'ho fatta in teoria. Oh, ragazzi, questo era difficile però,
C'è stato un attimo dove ho pensato, adesso mi scaraventa fuori e sono spacciato. Ce l'ho fatta! E adesso se rimetti di nuovo quel livello, però, potrei iniziare a dire cose brutte. Vuol dire che ce l'hai proprio con me, non vuoi farmi vincere, ammettilo. No, ragazzi, déjà vu! Vi ricorda per caso qualcosa questa roba qua? Secondo me è proprio quella roba lì, cioè che quando passi sulle piattaforme poi queste cadono. Esatto! E io su Fall Guys vincevo proprio su queste cose qua. Però qua è molto più difficile. Non ce la posso fare. Oh mio Dio, quanto è difficile. Ragazzi, non ho un quoziente intellettivo abbastanza alto per riuscire a fare questa cosa. Ma mi sto salvando, non si sa perché. Per quale arcano motivo. Il miele. No, questo ti rallenta come lo schifo. E vabbè, niente. Devo morire ancora due persone. Attenzione, ragazzi. Fammi vincere, ti prego, l'ultima partita, dai. Non ti chiedo più niente, giuro. Fammi questo regalo. Ragazzi, vi giuro, sto sudando. Guarda com'è anche su Fall Guys. Poi scendo di 36 livelli. Ogni volta sempre la solita cagata. Perché sono incapace, perché non so fare niente. 5-7. Cadi. Lasciati esplodere e fammi questo regalo. Per favore, io vinco. Siamo tutti felici e contenti. E basta. Non ho idea di dove sia quella persona. Non ho idea di che cosa stia accadendo attorno a me. Lo sapevo che era giusto cambiare il personaggio, ma come balla? Cosa avevo detto che avrei vinto, ragazzi? Vabbè, ma sono troppo forte, dai, almeno una partita la bisogna sempre vincere. Riscuoti subito la corona. Ecco, adesso che ho vinto la corona non mi spetta, tipo, una skin leggendaria della vita. Quanto pare no. Con questo è tutto, ragazzi. Devo dire che è andata meglio del previsto. La vittoria anche in questo caso c'è stata. Mi ritengo molto soddisfatto. Fatemi sapere la vostra, mi raccomando. Però, ragazzi, come sempre, prima di concludere, vado a salutare Federico Peri, ovviamente lui c'è sempre, Leprex Leo, Alessandro Binno e Alessandro Maccarone. Ciao, ragazzi, il VC3 di oggi. Alessandro Maccarone, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E notte, vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi si va. Seguitemi su Instagram e lasciate un mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi.